Nel Corno d'Africa, sulla nave Savina Kailin, continua il calvario per 17 marittimi indiani e 5 italiani, ostaggio da ormai 8 mesi dei pirati somali. Dopo le dure manifestazioni di protesta svoltesi a Trieste, Piano di Sorrento, Procida e Roma, i familiari dei sequestrati hanno deciso di dare vita a un presidio di protesta permanente nella città di Napoli, a pochi passi dal municipio napoletano, sulle cui balconate l'amministrazione De Magistris ha consentito l'esposizione di uno striscione con i volti di Eugenio Bon, Enzo Guardascione, Giuseppe Lubrano Lavadra, Gianmaria Cesaro e Antonio Verricchia, i 5 italiani rapiti dai pirati somali. In via dei Fiorentini, presso la sede della società armatrice Fratelli D'Amato, i congiunti e gli amici dei sequestrati fanno a turno stazionamento fisso. Se in questo momento potesse rivolgere una parola anche di conforto a suo figlio, cosa le direbbe? Che noi saremo qui ad aspettare il suo ritorno, che tenga duro anche se non sente più le gambe, deve sentirci comunque col suo cuore se ancora sta palpitando, perché noi siamo con lui. Quotidianamente si recano in via dei Fiorentini anche la mamma e la sorella di Enzo Guardascione, letteralmente addolorate per quello che sta accadendo al loro Enzo. È stato sconvolgente, molto sconvolgente. È stata una telefonata che ancora non ci siamo ripresi. Era disperato. E noi qua impotenti ad ascoltarla, nonostante ci appagli coraggio, di dire che stavamo facendo tutto quanto era il nostro potere di fare per aiutarlo a far sì che loro ritornino da là. L'ho sentito arrabbiato e sicuramente sarà stato picchiato anche lui. Ha detto che le condizioni di vita oramai sono inimmaginabili, che hanno subito delle cose che nemmeno nel peggior film degli orrori è stato mai visto, e quindi ci ha chiesto di fare pressione il più possibile perché vogliono andare via di là. Il papà di Enzo, umile lavoratore del mare in pensione, è sconvolto per la lunga prigionia del figlio. Lo voglio bene a mio figlio, tanto, tanto, e mi manca tanto. Il presidio qui in via dei Fiorentini è permanente e proseguirà sino a quando tutti gli uomini dell'equipaggio della Savina Kailin non saranno liberati dai pirati somali.